Ciao ragazzi, bentornati nuovamente sul canale Wrestling. Eccoci di nuovo qui per una nuova puntata di Persona 4 Golden per PC. Ok, allora, ieri eravamo, diciamo, eravamo rimasti all'interno del castello di Yukiko perché volevamo sconfiggere quel nuovo, diciamo, boss che c'era all'interno dell'ottavo piano. Avevamo fatto un po' di missioni secondarie, avevamo prese ed eravamo riusciti, diciamo, a portarle a termine tutte quante, e dovevamo andare dalle rispettive persone che ci avevano appunto chieste. E dargli gli oggetti che abbiamo trovato. Io vi avevo lasciato dicendo che sarei passato, o diciamo, sarei salito di livello, avrei fatto qualche combattimento e l'ho fatto effettivamente. Sono arrivato a livello 20, se non vado errato, adesso lo dico subito, 24. Allora, io combattendo, diciamo, più volte all'interno del castello sono riuscito a trovare nuove persone che sono esattamente queste qui. Combattendo, casualmente, praticamente i mostri lasciavano nuove persone, io le ho trovate tutte quante. Tranne lei, Amenozume, che ho creato all'interno della Velvet Room, il resto io li ho trovati tutti quanti: Jack Frost, Valkyrie, Yaxini, Homo e Cane, Orobas, questi qua. Io adesso, diciamo, sì, sto usando lei perché è abbastanza potente al momento. E niente, quindi dobbiamo entrare nel castello per uccidere quel bruttissimo mostriciattolo che ieri mi ha ammazzato 4 volte. Vediamo un po' se, insomma, passare di livello ha avuto i suoi frutti. E lo scopriremo prestissimo. Ok, bene. Andiamo, continuiamo. Vai, partiamo tanto dal settimo. Ci collega sempre al network, quindi possiamo chiedere aiuto in ogni momento. Two enemies. You can attack before them. Damn, it's not going down. Two enemies. No, Charge through them. Woohoo, Chie-chan. That's one. Oh, Chie-chan. I can't defeat it. Non puoi ucciderlo, ecco appunto, bravo, One miss. enemy! Fight! 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 Victory! Victory! Va bene, 167 punti esperienza fanno sempre comodo, anche se sono comunque bassi, però meglio di niente. Ok, io ovviamente adesso non giro tutto il dungeon, quindi cioè se trovo subito la porta per andare al piano di sopra. Ah no, lui lo voglio. No! Mannaggia, ecco, basta, finito. Mo A scappano rare tutti. monster! Beat the stuffing out of it! Ecco. The enemy ran Ciao. Beh. Ah, that took forever! Niente. Ho perso miseramente. Perché queste, come vi dicevo l'altro giorno, sono le Chie-chan, you're manine d'oro. Queste sono una bomba. Ti danno in 3 1000 punti esperienza. Beh, eccoli qua un'altra volta. A Ah, rare vabbè, allora. monster! Beat the Grazie. stuffing out of it! Solo che per te sono resistenti a qualsiasi cosa. Quindi Someone cominciamo ad else's turn! attaccarli. Three enemies! Let's get through this! Cominciamo con uno. Yikes, it's tough! Almeno uno ce lo portiamo a casa. Ecco, So persistent! come fa? Evade. Bene. Mo, ecco. Ovvio. Tieni, dai, su. Una l'abbiamo portata a casa. Awesome! Chie-chan's in rampage Che mode! pippa. Ciao. That's some thick skin! Just one enemy left! Dai. It's down! Buonissimo. Alright! Perfetto. E vai, va. Abbiamo portato a casa almeno 500 punti esperienza. E io lo moltiplico per uno. Meglio di niente. E vai. I leveled up!
Ah sì, ecco, un'altra cosa che non vi ho detto. Passando di livello ho sbloccato nuove abilità, adesso ve le faccio vedere. Allora, no, questo no. Allora, Yusuke, abbiamo sbloccato questa. Sonic Punch, no, scusate, Magaru, che praticamente è magia il vento, insomma fa attacchi di vento, che è come Garu, però fa praticamente per tutti. E poi abbiamo sbloccato questo, Tantarafo, che panico a tutti quanti i mostri. E poi al 29esimo ci avevamo questo, che è molto più forte. Poi di lei abbiamo sbloccato Rampage, e dico Rampage signori, questo è quello che a me mi ha ucciso di quel bastardone. E poi abbiamo sbloccato quest'altro qui, Assault Divide, Divo, e praticamente attacco fisico. E poi questo, che aumenta, diciamo, no, riflette gli attacchi fisici il 10%, e questa è una grande cosa. Lei è fortissima comunque. Invece di questa Yukiko abbiamo sbloccato Agilao, sembra molto portoghese, Agilao, e abbiamo e sarebbe praticamente, come si dice, facciamo danni medi di fuoco, non male. Dai, andiamo avanti. Agilao, cacao meravigliao. Chie-chan, you're hurt! Get some help! So se la conoscete la canzoncina, quella italiana-brasiliana. Cacao meravigliao, quanto è bello sto cacao meravigliao. Osao, osao, nosao. Agilao. There are three enemies! Careful! Two to go, we can do this! Ah! Ammazza, lei sta per morire, me ne so accorto adesso. Enemies. Ecco. Vai con Lish. This'll be a piece of cake for Yuki-chan. Ooh, that went well. Arriveremo al piano superiore senza combattere ancora? Non credo. Vabbè. Andiamo avanti, vabbè, più forte di me. Vado avanti. Voglio andare a vedere se riesco a battere quell'essere immondo. Lifestone. Three enemies, but they're too slow. Three enemy, ma sono molto lenti. Two enemies left. Chie-chan is swatting them left and right. È veramente forte, Chie-chan. I'm on a roll to... Bene. Chie-chan, you're hurt. Get some help. Bene. Saliamo su. Mi curo un attimino e vado ad ammazzare, cioè ad ammazzare. Proviamo ad ammazzare quel bastardone. Medicina per lei, sì, tanto sul drop 10, no aspetta, questo 10, ah, 50 HP, 30%, no, usiamo le cose, ecco, second made, ce n'ho 3, le usiamo, 1, 2, 3, mamma mia, quanta schifezza, 1, 2, almeno questo mi dà un po' di più, 1, 2, 1, va bene, tanto siamo forti, let's go. There's one enemy. Allora sta a lui, quindi se non vado errato questo era comunque it's resistente a qualcosa, weak, so non lo sappiamo. Ah sì, al fuoco mi sembra. Ok, io lo attacco, vediamo un po', anzi no, prima voglio vedere se c'ho qualcosa per abbassargli.
Ok, no, niente. Allora faccio questo. Mi aumento, diciamo, l'illusione. Ok, lo sapevamo. Lui, vediamo un po'. Lei con lei usiamo. Ma buffo, zia. Zio, zia. Ok. Ok, elettricità gli fa male. Io, sentite, per non sapere né leggere né scrivere, gli faccio lo stesso che ha fatto a me. Vediamo se gli fa male. No! Che pippa! Mannaggia miseria. I couldn't do it. Skill. Ok, facciamolo a lei pure. Ecco, appunto, lo sapevo. Zio, zio, bella zio. Questo. Beh, sì, facciamolo. Lo fa tutti, però. No, vabbè. Senti, io li faccio. Media cura tutti, sì, curiamoci, perché tanto qui l'unica cosa è curarsi. Come farà Rampage sicuro, perché no, devo fare assolutamente qualcosa che gli abbassi la... che roba è? Ah, perfetto. E noi facciamo tutti attacchi fisici. Però, visto che quello non gli è piaciuto. 99 skill. Che c'hai tu? Niente di buono. Skill. Sonic Punch. Non gli fa proprio niente. Allora, vediamo un po'. Il ghiaccio dovrebbe fargli male. Il ghiaccio gli fa male. E questa è una cosa che ci piace. Allora gli faccio il ghiaccio. Il fuoco no, perché il fuoco tanto col fuoco lui si cura. Oh, grande. Sei stata grandissima. Grande. Non ho fatto niente, ecco la che musa rabbia. Oh, Queen Dragons pure. Midiche. Mo mi fa Rampage e m'accoppa. Tanto funziona così. Che vabbè questo. Uff. Sonic Punch. Io aumento, ma mi sembra che ce l'hanno. No, non ce l'ho più. Allora me lo rifaccio. E vai. Ah, grazie. Visto che gli ha fatto male, gli faccio il ghiaccio. Oddio. Zitti, zitti, ragazzi, non voglio dire niente. Non voglio dire niente, ma mi farà un pece e m'accoppa. Ti prego, ammazzalo. No. Ah. Bene, e direi che passare di livello è servito a qualcosa. Madonna, 450 punti esperienza. Che purciaro. È aumentato il mio coraggio. E vai, va. Alright, give me 5, sensei, thank you. E che malato. Ah, ok. Suzaku. Oh, bene, questi sono per Yukiko. No, mettiamocelo subito. Oh, 92. Dico, signori, 92. Ammazzatela.
Non male. Fa malino lei. Bene, possiamo... No, me ne voglio andare. Usiamo il solito go to home. E ce ne andiamo. Return to the entrance, sì. Ne torniamo all'entrata. Bene, e direi che... Salvo. Tutto a caso succede qualcosa. Rosico fortissimo. Bene. Certo. Dai. Sì, tanto adesso l'unica cosa che posso fare è tornare a casa, perché una volta che uno combatte dopo scuola, l'unica cosa che può fare è tornarsene a casa. Bene. Io direi che adesso il castello di Yukiko è stato completamente finito. Ciao ciao, è stato un piacere. Noi torniamo a casa, che mi sembra che era il 2 maggio. Sì, il 2 maggio. An Inaba Credit Union ATM to the north of town was destroyed today by an earth mover, and all cash inside was stolen. The vehicle, which was abandoned at the scene, had been reported stolen by a local contractor. L'ATM è stato distrutto, è stato ritrovato un veicolo poco vicino. Since the culprit was able to act quickly before the security guards arrived on the scene, the police have... Police have... That's late. Papà fa tardi. Eccolo papà. Tanto che va che sia. Hello dad? Ammazza. Oh. Yeah. No, è triste. Okay. Okay. What's up? All right. Ah, parla con me. He said to give you the phone. Okay. He can't take those days off. Ah, non può prendere i giorni liberi. Hello. Sorry, but I'm gonna be late tonight. Make sure you lock up before you go to sleep. Ok, chiudiamoci dentro. About that time off on the 4th and the 5th. One of the younger guys got sick. And, well, that case he's handling, we can't just let it sit. Looks like I'm the only one. Male, molto male zio, molto male. Non si può prendere, diciamo, i giorni liberi, quindi deve stare al lavoro. Ok, questo è quello che succede. Questo è povera Nanago. E mannaggia. Vabbè. Questo è quello che succede. Sorry to spring this on you all of a sudden. C'aveva ragione Nanago. How's Nanako holding up? Ok. Would you mind comforting her for me? Certo, certo. Mi prendo cura di lei. Ciao. Male male, papà, male male. Cioè, papà, zio. Ah, ok, c'è un test lunedì. Va bene, studio? Ma che te studio, sì. Io esco. Bella? Ah, non posso. Va bene, allora studio. Non posso neanche lavorare. Anzi, no, vorrei finire il libro, posso? No. Però posso studiare. No. Sì, no. Va bene, allora vado a letto. Per forza. Ah, la mia relazione con C è stata, si è aumentata. Bene, bene, interessante. 3 maggio. Bene, ah, oggi è libero, giorno libero. Quindi io direi di andare a scuola. Non ci posso andare perché non penso che ci sia una scuola oggi. Bene. Good morning. As usual, infatti, come sempre. Oh, chi sarà?
Uè, ciao, G. Oh, cool, you're home. Eh sì. Hey, if you're free today, wanna go somewhere? Yukiko's coming too. Ah, si portava appresso pure Yukiko. Ok. How about you, Nanako-chan? Cioè, wanna come? Sì, certo. E dai, vieni con noi. Non è che voi vedete ancora la TV, basta questa TV, ragazzi. Mo da spacca, ragazzi. Of course you can. Certo che puoi. Dai. Portiamo se Nanako appresso. Ovvio. Ok, siamo tutti al Junes. Why'd you bring poor Nanako-chan to a place like this on Golden Week? Where else is there to go? Perché abbiamo portato Nanako-chan oggi che ci sta, diciamo, lo shopping. Dove poteva altro andare? I love Junes. Questa è matta pure. Nanako-chan. But we're supposed to go on a real trip somewhere. We were going to make boxed lunches. Wow, you can make boxed lunches, Nanako-chan? No. Oh, so you're the family cook? Pretty impressive, big bro. Oh, big bro. Big bro. Whoa, you can cook? Well, you do seem to be great with your hands. I'm a pretty good cook too, you know. Sì, dicono che devo cucinare io e quindi stanno parlando del fatto che io sono un grande cuoco. If you'd asked, I would have whipped up some boxed lunches, easy as pie. Yeah. E vai. Let me think about. No. What makes you think I can't cook? Let's have a cook-off and see for ourselves. My, doth the lady protest too much? And hey, I never said I cooked. But I have this weird feeling like I'd win anyway. I can understand. Parlano del fatto che uno cucina e l'altro no, e quindi. Yukiko! Here, Nanako-chan can be our judge. I bet we'll make something that ranks up there with your mom's cooking, Nanako-chan. Ok, lui farà qualcosa che la mamma di Nanako fa. Lei sarà il nostro giudice. Lei dice non c'ha la mamma. Ok, è morta in un incidente. Aia. E come faceva a saperlo? I see. Sorry. I didn't know. Infatti. Never mind. It's okay. Even if I don't have a mom, I have dad with me. C'ha il papà con lei, che non c'è mai il papà. And now I have a brother too. And I'm having a lot of fun today. I love Junes. E dai, siamo contenti. Yeah? That's good. Molto buono, sì. We'll play with you anytime you want, Nanako. Bene. Yeah, we should hang out more often. Possiamo uscire più spesso. Come on, Nanako-chan. Let's go get a soda. Andiamoci a prendere una soda. Okay. She's a strong girl. Molto forte, sì. Yeah, she makes me feel like I'm the little kid here. That's it. I'm gonna go get something for Nanako-chan too. Facciamo qualcosa per lei. Io rimango da solo come un minchione? Sì, bene. Ah, eccola. Do you want something too? Sì. Ah, dai, abbiamo stretto una relazione pure con lei. Perfetto. Carta numero 8, signore. Dico 8. Justice. Bene, giustizia. Buono. Let's go together. Wanna share some takoyaki? Vai, andiamo. Evening. Ok, ovviamente lei si è ripiazzata davanti alla TV.
Io salvo e mi vado a fare un giro fuori. E lasciamo la bambina da sola come sempre. Scusami. Andiamo a vedere se la signorina qua c'ha qualcosa. Possiamo scambiare qualcosa con lei, va? Ah, welcome. No. Talk, vediamo un po'. Non c'è nessuno oggi. Durante il Summer Festivals. Bene. Ha sentito che dei fantasmi sono apparsi la notte. E per fortuna che io posso. Sono fortunata a tenere aperto questo posto. Vabbè, gli dobbiamo dare delle cose. Abbiamo dei regali per lei. Tatsuhime Ladybug sempre. E diamoglielo, va. Per il pesce che mangia tutto. Abbiamo ottenuto un bread crumbs, non so cosa sia. Bene, ciao, è stato un piacere. Questo è chiuso a quest'ora, sì. Ma no, ma voglio vedere che ci sta. Andiamo su. Ah, c'è qualcosa, che roba è? Ok, va bene, possiamo. Non aumenteremo, diciamo, il nostro social rank, ma ci avvicineremo perché la notte non si può. Yo! Vabbè, se sei stufo pure tu, andiamo a fare un giro insieme. Ah, visto che c'ho Jack Frost insieme a lui, che è la persona della Magician Arcana, possiamo sentirci più vicini. E dai, spendiamo la notte insieme a lui. Yep. Passiamo la notte con lui, dai, eh. Yosuke è happy, tutti sono happy, anch'io sono happy. Dice che è stanco. Andiamo al Junes. Wow. Sì. Allora, no, non posso, diciamo, avere la mia testa da fuori da alcune, diciamo, cose, pertanto, diciamo, ho dei momenti di momenti liberi, diciamo. Come Saki Senpai, certe cose, ma questo deve essere vero. Duro. Like Saki Senpai, sì, questo qua. Hey, you. Sì, questa è una parte di. È una delle varie cause. Non voglio avere queste conversazioni. Va bene, lascia perdere. Vabbè. La nostra amicizia diventerà più stretta, siamo contenti. Ciao. Wow. Abbiamo parlato parecchio, torniamocene a casa.
Ok, ciao. You can have this. Che mi dai? Quell'ore mate. Ok. Thank you. We'll see ya. Night. Good night. Bene. 4 maggio. Pure oggi. Ah, oggi è il giorno della natura. So, anche oggi abbiamo il giorno libero. Vabbè, praticamente non si fa mai niente qui, oh. Ok. Che facciamo oggi? Hey, it's me. Sì. E da me che vuoi? Vuole chiedere qualcosa di quello che abbiamo chiesto ieri sera? No, voglio andare in giro a farmi un giro, scusami, Yusuke, tanto non mancherà occasione. Ok, ci vediamo la prossima volta. Allora, vorrei andare a... abbiamo detto go outside, voglio andare alla Riverback, perché lì ci abbiamo, eccolo qui, qui ci abbiamo le due missioni secondarie che possiamo fare. Allora, uno è questo qui, sperando che ci sia, così gli diamo quella cosa che mi aveva chiesto. Sì, eccolo, tieni amico, dove vai? Abbiamo il Mori Ranmaru. Bene. Grazie. 4.000 yen. Bene. Vai a casa e aprilo. Ciao, è stato un piacere. Alla prossima. Bene, abbiamo fatto la quest numero 3. Perfetto. Adesso andiamo dal vecchietto che stava giù e gli diamo... l'amo, così può pescare. Eccolo qui. Sì, ce l'abbiamo. Tieni. Certo, non ti preoccupare, nonnino. Non ti preoccupare. Io non è che pesco, però se proprio dobbiamo. River Road, una chiave. Non c'è bisogno, ok. Ti ringrazio. È stato un piacere. Che... wow. No. Dove si pesca? Right over there. Va bene, c'è sta un posto qui vicino dove si può pescare. Vabbè, è stato un piacere, ciao. Questo che è che dice? It's too late for me. Please let me be. Ok, ti lasciamo stare, tranquillo. Bene. Ora andiamo a città. Io direi di andare allo shopping district, ovviamente. Ah, chi prendo? C o Mary? Mary, huh? Mi piace di più. Ehi, certo, ti portiamo dove tu vuoi. Ah, visto che c'ho Amenozume come persona, possiamo... siamo più vicini. Bene, bene. Certo. Let's go. Let's go. Dove andiamo? Non lo so, ma let's go. Ah, vuole andare a scuola? Accia, mi serve pure. Vabbè, andiamo a scuola. Sì, vado a scuola tutti i giorni, a parte quando ci stanno le feste, che sono miardo praticamente.
Non sei stanco di questo? Diciamo che non è male, oppure il mio lavoro. Qualche volta faccio sega, no? Dai. Oh. Quindi c'è il business there, eh? C'abbiamo, certo, devo studiare. Insomma. Oh. Bene. What's up? Eccolo. Eh sì, sto portando lei in giro invece che Chi e Yukiko. E che te frega? Sto, diciamo, mostrando a lei la scuola. Vieni con noi. No. Le mostro... Ah. Sì. Che c'è di speciale della nostra scuola? Posso andare dentro? No, come? Ah, c'è sta un comitato, quindi il cancello è aperto. Lui si è autoinvitato. Vabbè, ok. Ci fa piacere. Oh, senti, Mi fa un cacchiaio su che? Te do due pizze, te stendo. Wow. Tutta vita boom boom. Qui c'è sta la nostra classe. Molto retro. Sì. È grande. C'è parecchio spazio vuoto. E dov'è che tu vai, Mary? Mi? Io non vado a scuola. È una stanza singola. Wow. Una stanza singola, un professore per ogni stanza, soltanto un alunno. Non lo sa. È molto scura. La noia, diciamo. No. No, nessuno dice niente, è noioso. Come la chiami? Che ha visto? Hey. Vuole vedere ancora? Mamma mia, che palle. Va bene, andiamo. Certo, il mio giorno libero lo devo spendere andando dentro scuola. È molto strana, sì. Andiamo, va. Oh. Wow. Guarda che belle montagne. E qui è dove noi andiamo. Che ne pensi? È un grande posto, eh? Amazing? No. Dammi un esempio. Cose del tipo è una diciamo è un palazzo amichevole, ci sono confidenze con altri, si parla, cose del genere. Insomma, se cazzeggia. Ah, ok. Anche rosso e verde, come chiama Chi e Yukiko. Certo. Tu puoi passare il tempo con chiunque. Of course, certo. Sì, basta quello. Why? Sì, certo. Ci abbiamo molte cose di meglio da fare.
certo, non cose superficiali, ma solo quelle persone che conosci realmente. Certo. Certo. Vabbè, non vuole parlare ancora perché questa cosa è imbarazzante. La faccia di te stesso, vabbè. E dai, allora vediamo un po'. Let's go. Let's spend our... No. No, ah vabbè. Scusa, non ti arrabbia. Sì. Sta pensando. Ah, ci sta la libreria, c'è la biblioteca. Andiamo. La faccia della tua vera natura, diciamo. Sta pensando a quello che ha detto Yusuke. E vai, abbiamo aumentato il rank. 4, signori. Buono, buono, buono. Sempre... Let's go. Andiamo, va. See ya. Ciao. Welcome home. Ciao, è stato un piacere. Allora, ma si può uscire? Allora, io esco un pochino per andare a vedere se posso fare qualcosa, come sempre. Non mi piace stare a casa. Andiamoci a fare un giro per vedere se c'è qualche cosina di interessante da fare. Oh, eccola. Ciao. Eh sì, sempre una coincidenza simpatica. Vogliamo parlare? Va bene, parliamo, se proprio dobbiamo. Ah, c'ho Eligor, quindi possiamo avvicinarci di più con lei. Quindi la prossima volta sia con Yusuke che con lei passeremo di rank. Buono. Yeah, parliamo. Che ci dovremmo di mai. Come on! Eh sì, il mega beef bowl lo servono soltanto durante la pioggia. Dobbiamo provare, c'è sta un posto in cui fa la carne. Va bene. Preferisco il pesce, ma il mio amore della carne vince. Proviamolo, ma sì, va. Diamogli, facciamo una prova. Questo è un giusto bilancio tra la carne e i grassi. Dai. Diventerà presto forte la nostra amicizia. Si è fatto tardi, torniamo a casa. Amici. Ciao, buonanotte. Meat gum. Ah, la gomma di carne, pensa che schifezza. Mamma mia, non oso immaginare. Va bene, è stato un piacere. Good ciao, good night. Quindi si passerà domani, sì. Turu tu tu tu. Ah, oh, un altro giorno libero, ma che è festa? Ah,
Ah, ok. Un altro giorno libero che ci fa decidere dove andare. E dove vogliamo andare? Yashinaba Station, Shopping District. Io direi di andare allo Shopping District come al solito. Sì. Ah, così direttamente. Non c'è nessuno intorno. Non mi sembra ben mantenuto. Decido di tornarmene a casa. Già, mazza. No? Qualcosa succede? Wow, e chi è? Strange Animal. È una volpe. Wow, che velocità. Una misteriosa volpe si trova davanti a noi. Ma magari vive qui. Mi sta guardando. Noto un ema, placca, nella sua bocca. Ah, carina. La misteriosa volpe mi dà questa placca. Per favore, ah, c'è scritto, per favore aiuta il grandpa, il nonnetto, le gambe del nonnetto a stare meglio. Perché sta volpe mi ha dato sta roba? Ok. Non riconosco questa scritta, diciamo, dalla locale piante Plant Life, la vita delle piante? Questo è il lavoro della misteriosa volpe? Che fa? Arriva il nonnetto? Ah, eccolo. Oh. Ah, ecco, non ho detto che c'è proprio male gambe. Non c'è abbastanza soldi per fare un'offerta. Non posso mantenere il tempio. Io do questo coso al nonnetto, vediamo un po' che succede. Che cosa c'hai nelle mani? Può essere... Ah! È questo? Non lo so, vediamo subito. Che succederà? Diceva sempre la sua... Ammazza, grandmother. La sua nonna... che questo era un rimedio buono, diciamo, per rimettersi a posto. A foglia, quindi, ok, sì. Non penso che tu hai trovato questo nelle montagne. Mi potessi dare questa foglia? Certo, qual è il problema? Via, nonnetto. Mo corre, fa, che fa? Oh, funziona, ammazza. Non c'ha più dolore, si sente molto meglio. Dai, tutto è svanito. Ora le sue gambe vanno meglio. Grazie per avermi aiutato, prego, non c'è di che, è stato un piacere. Toa, vai. Ammazza. Infatti sì. Ha ristorato la sua vitalità. Fantastico. È ritornata la volpe. Mi guarda concentratamente. Con concentrazione. Bene, bene. Gli abbiamo dato praticamente questo emblema che ci aveva dato sta volpe a sto vecchietto.
Molto strano questa cosa. Sarà qualcuno che conosce il vecchietto? Il tempio ha ricevuto un'offerta. Jeep. C'ha la stessa itasa mouthful, la bocca nello stesso modo del sì, diciamo che c'ha il potere di curare questa fox, questa volpe. Bah, non ci ho capito niente, ma comunque tutto a posto. Va bene. Non mi dici che... Oh, wow. Pure con la volpe stringo il rapporto. Buono, va bene. È molto simpatico, numero 9. Vediamo un po' che roba, eh. Ah, eremita. Questa volpe è molto strana. Ci guarda strani, poi c'ha una cicatrice. Chissà chi sarà. Chissà chi sei. Dove ha trovato questa fantastica... Non so cos'è. Queste fantastiche foglie? Ah sì? Ok. Vuole che aiutiamo a cercare dall'altra parte? Ok, sì, va bene. Infatti, se io non lo capisco, è una volpe. Che dobbiamo fare? Dobbiamo seguirla. Forse devo servire pure io? Ah, un po' di soldi? Ok. Devo trovare qualcosa per cooperare con lei. Io ritorno. Ok, ritorno a casa. Bene. È stato un incontro bizzarro, devo essere sincero. Ed è stato anche molto incomprensibile. È tardi, insomma, torniamo a casa, vabbè. Tutto qua. Ciao, miseria. The prime suspect in yesterday's ATM robbery in Northern Inaba was arrested earlier today. Buono. The alleged thief is Pomena Sushin, a 26-year-old former employee of the company which reported the stolen vehicle. Ah, ok, è stato questa Pomena Sushin di 26 anni e probabilmente a rapinare la tia. According to the police investigation, Pomena Sushin was... Was? I'm home. Oh. How many days is he gonna call in sick? He's rookies lately. Eh sì, stai in ritardo. Nanako. I'm sorry I broke my promise again. Eh sì. Oh, my big bro and his friends played with me instead. Ecco, mo si diventa il suo big bro. I see. Bene, non c'è di che. Oh, that's a Juness bag. Eh sì. Good eye. Oggi è il giorno dei bambini. So I brought you a present. Ha preso un regalo. Bravo, non si comprano i bambini i regali, sappilo. Ah sì. Ah, di shorts, mamma mia. Che cosa orribile. It took me a while to decide what to get you. Wow, there's a picture on the front. I got you one too. Not that you're still a child or anything, but fair is fair. Oh, carino, un costume. Grazie. Don't mention it. I thought you might need one soon. Sì. Well then. Let's see. Okay. Che famo? Mangiamo? Ah sì.
Ogni tanto un po' di tempo con la famiglia non guasta. Allora, vediamo un pochino se c'è qualche cosina. Ah, c'è qualcosa di strano. Sì, sì, mangiamo, mangiamo. Ah, il mio coraggio è aumentato, buono. Ah, non mi sento bene. Bene, quindi, ok, è finito il giorno. Ah, mi sono sentito male sicuramente. Domani piove, signori, quindi ci sarà sicuramente qualcosa di nuovo. Si prospetta interessante la cosa. Damn it, I just fixed this thing. It's making squeaking sounds again. Mm-hmm. L'avevo già fatto, l'avevo già, diciamo, sistemato, e fa questo rumore strano. Questo forse è il karma. È veramente noioso. Forse ne ha bisogno di un'altra. Ma che ne so, qualsiasi cosa penso che vada bene. Ma ah, sì, è il karma. Huh? Hey, sì. By the way, I'm sorry about the other day. You know about what I said to Nanako-chan. Scusami per l'altro giorno cosa ho detto per Nanako-chan. After hanging out with Nanako-chan, I feel even stronger that we have to solve this case. Sì. Da quando abbiamo portato fuori, siamo usciti con Nanako-chan, mi sento più forte per risolvere, diciamo, questo caso. Noi faremo il nostro meglio. Conto su di te, grazie. Faremo il nostro meglio. Yeah. Certo. You know, Chie and Yukiko seem different lately. They're a lot closer. Sono molto. Oh yeah, molto I was più just vicine. Curious, but are you? Never mind. You know, if we keep chatting, we're gonna be late. Vabbè, ciao. Sono un piacere. Ci vediamo dopo. Man, school's such a chore. And now my bike's messed up too. Devi buttarla. The roads are much wider here than in the city, so I keep speeding. I guess that did it. Diciamo qui è meglio l'asfalto della città, infatti va molto più veloce, però. Oh well. Until I get my motorcycle license, I'll just have. Ci abbiamo la Vespa che a casa dobbiamo usarla, quella, ti prego. È molto interessante la Vespa, sì sì. Ah, oggi che è Friday, quindi ci abbiamo qualcosa. What's up? Ah no, pensavo che fosse. Vuole andare da qualche parte dopo. Va bene. Magari dopo, quando è finito scuola, vado con Yosuke da qualche parte. Oh, pure questa. Yo! Ciao. Ah. Bene, dopo dobbiamo decidere dove andare. Se con lei o con Yosuke, infatti, dobbiamo decidere. Bene, ragazzi, after school. Why do the holidays have to end so fast? Perché finisce presto le vacanze? At least they were peaceful. I listened in on the housewives gossiping at Juness, but it doesn't seem like anything happened. Sì. And I haven't heard anything about someone disappearing non suddenly. Non è successo either. Niente, non ha sentito nessuno che è scomparso. You think Yukiko could have been the last of the victims? Forse Yukiko è stata l'ultima vittima. Forse lei è stata l'ultima. Non penso che questo sia finito, non penso che questo sia finito. I don't know. We should relax as long as the culprit dobbiamo stare tranquilli. I wonder. Will someone show up on TV again if it rains? Vediamo se compare qualcuno. Knew a little more about who the killer might be. Magari sappiamo qualcosa it's di no good killer. Fretting over it now. If someone does show up on the Midnight Channel, then we'll deal with it. It's supposed to start raining soon, but I hope this weather holds through next week. Sarà you fino alla prossima settimana. Midterms. You had to go and bring that up. I don't want to think about it. Non voglio pensare a questo. Speriamo che non ci sia niente. I wish I had Yukiko's gift for studying. Ah, ha un regalo per Yukiko. Hey, Yosuke!
Why don't you have Yukiko go over some of the material with you? Perché non porti Yukiko qualche materiale? Hmm? Oh, that's right. Yukiko's ranked at the top on every exam. Ah, ok, i figli degli esami. I should ask her for some private lessons. Posso magari prendere lei, usarla come, diciamo, teacher privato, perché lei è sempre brava. Vedi? Ma tu sei matta, io da solo con un maschio. No, già mai. Ow, what was that for? I'm just asking you to... Oh, I'm sorry, you were talking about studying. Certo. I thought it might have been an off-color joke. Arian has had some strange visitors lately. C'è qualche problema di relazione con qualche maschi, ragazzina. If he thought it was a joke, then just shrug it off. Cioè, era soltanto un gioco, ma hai spaccata la faccia. Sorry, my hand moved without thinking. La mia mano si è mossa senza pensare. Jeez. Jesus. Thanks a lot, Chie, for bringing up the whole studying thing. What did I do? You're the one who made it sound creepy and wrong. Private lessons, huh? Tu sei quello che, diciamo, ha fatto ha sbagliato qualcosa dicendo private lesson. Then it's mostly my fault? Mo è stata colpa mia. Oh, I should start. Vabbè, andiamo a casa. Ciao, è stato un piacere. Tanto loro due litigano, noi li guardiamo, siamo lì come inebetiti. Ok, mo possiamo dare praticamente tutti quanti gli oggetti ai ragazzi della scuola che, di cui insomma ci hanno dato le quest, le abbiamo risolte tutte. Cominciamo da questa qui, che è la nostra classe, Golden Week. Abbiamo la statua, questa era della Angel Statue. Ah, grazie. C'è... vabbè, tutto qua. Però non è niente male, almeno così per la prossima volta ce l'abbiamo. Cioè, grazie. Ti abbiamo... Buono, buono. Ci ha ringraziato. Ah, andiamo a vedere la ragazza del piano di sopra. Ce n'era un altro qui, mi sembra, su questo piano. Se non vado errato, eccolo laggiù in fondo. Demon Statue, sì. Oh, grazie, grazie, grazie. Può sentire le palpitazioni del suo cuore, molto eccitato. Ok, grazie, Mr. Ward, just a promo come... Ok, do good, dammi T. Ok, pure questo abbiamo fatta. Ah, c'è Gesù che vuole qualcosa. Ah, sì, perché possiamo uscire con lui o con C. Quindi poi decidiamo che cosa fare. Qui non c'era questo qui una volta che mi aveva chiesto qualcosa? No. Andiamo a vedere la ragazza che sta al piano fuori. Oh, eccola qui. Ciao, this one new class. Interesting. What the matter? Ok, gli chiediamo i suoi... Allora, l'altra volta abbiamo chiesto cosa fa sul l'ultimo piano, circa i suoi hobby, e facciamo circa i suoi sogni. Ah, tutto qua. Niente, mi tocca ritornare. Allora, vediamo un po'. Voglio vedere se fare diciamo che uscire, e se c'è qualche altra cosa che posso fare. Tanto loro due, se non li faccio adesso, li faccio insomma un altro giorno. Non penso che succeda qualcosa. Qui non c'è nessuno.
lasciamo scuola per un momento, voglio andare a farmi un attimo un giro, tanto non penso che ci siano problemi. Compriamoci un libro. Wow, interessante. Ah, questo aumenta la comprensione e la diligenza. Ah, 7800. Ok, e prendiamo questo. Bene, ora andiamo da questo qui, vediamo se ci abbiamo qualcosa da dargli. Sì, tutti i materiali per forza. Sì, vai, tutto. Bene, abbiamo. Voglio vedere perché. Aspetta, ma io. Yusuke. Lui c'ha quello che è molto più potente, direi. Pure di questa, e pure di questa, ammazza. Vabbè, non mi serve a niente. Grazie, è stato un piacere. Bye bye. Auf Wiedersehen, goodbye. Questa è la signora. Qua mi prendo. Ah, la prossima settimana. Allora, sticker skewer, che non so come si pronunci. Sì, dai, 76.000 yen c'ho, cioè. Minchia, buono. Cominciando a avere un po', non c'è anche bisogno di lavorare, cioè, solo perché ti aumenta un po' le statistiche, sì, però. Allora, questo è il vecchietto che gli abbiamo dato quella roba buona, la foglia l'altra volta, grazie. Posso adesso giocare con i miei nipotini. Mi hai davvero aiutato. Ok. Ok, va bene. Non c'hai i soldi per mantenere meglio, insomma, diciamo, il tempio. Ok, per quello ha messo lì un contenitore della fortuna. Magari ci spera che qualcuno gli butta qualcosa dentro. Ok, vabbè. Prendiamo. Ok, ma quando piove, diciamo, lo mettiamo via. Quindi stai attento. Non vuole giocare con. Ah sì, vuole giocare ancora con i suoi bambini. Sono andato. Ah, adesso posso, diciamo, installare una relazione con la fortuna. No, relazioni fortunate. Ok. Non posso, diciamo, avvicinarmi a loro con. You will not get able to close. Io mi sto perdendo un attimo. Allora. Allora, il disegno della fortuna è come se tu spenderai, diciamo, il tempo con loro. Il disegno della fortuna solo quando loro saranno non saranno disponibili di spendere tempo con loro. Ok, quindi.
Ah, posso tentare la fortuna. Il costo è di 200 yen. E vediamo che succede. Ok, quindi la fortuna, insomma, parla della fortuna, non sempre, dipende dal social link. Ok. Male classmate, female classmate, people from outside school. Vediamo un po'. People classmate, people from outside school. Nanako, someone else. Nanako. Oh wow. Mild blessing sarà. You feel like you. Mi sento più vicino a lei, la mia relazione diventerà più forte. Wow, bene. Ah, così? No, ma che davvero? Ma che palle. È finito il tempo in questo modo senza senso. Welcome back. Non sono contento. Affatto. Che palle. Wow. Vabbè, lasciamo stare, io non disturbo. Hey. Ok. Ah, parliamo con Doshima, va. Mettete seduto, va. Non abbiamo mai avuto tempo di parlare così. Non sa che cacchio di. Allora, parliamo della scuola. Ah, sì, è figa. I see. Bene, questo è buono. Ok, mi sta guardando. E con i tuoi amici come va? Noi abbiamo parecchi, ne hai parecchi, no? Io non è, non voglio dire con chi puoi o non puoi uscire, ma sai di cosa sto parlando, vero? No, sinceramente no. Ah, tu puoi essere diretto con me, io posso dire. Ah, io non posso dirti se tu suoni la batteria o se tu veramente. If you really are that, se tu hai veramente questa musica. Ok. Il vabbè, praticamente dici che lui, insomma, c'ha paura del fatto che ci stanno chi uccide all'interno della città. Il suo compito, appunto, è quello di prenderli, acciuffarli. Forse ci sta a fare una manzina perché c'ha paura e quindi dobbiamo stare attenti. Mio fratello non ha fatto niente di male, lo so. Non intendevo niente del genere. Ma tu stai bullizzando. Lo stai bullizzando. Come bullizzi quello del tuo lavoro? Stiamo soltanto avendo una piccola discussione. Vattene a dormire. Non rompere scatole. Ok, ciao, grazie. Ok. Ha veramente preso una cotta per te.
insomma, praticamente non ti immischiare in cose che potrebbero essere pericolose per te. Devi stare sempre al sicuro e tutto, che e tutto va bene. Ok. Buono, vabbè, quindi salirà il nostro, la nostra amicizia. No, dobbiamo farla, non l'abbiamo mai fatta quello che dicevo. O sì. No, è nuovo. Oh oh oh. Aerofante. E che re? Buono, buono. Questa è una buona città. Non è male. Beh, è un po', diciamo, un poco pericolosa al momento, ma giusto poco, eh. Vai a te a dormire, ciao, grazie. È che secondo me c'era da fare altre cose oggi durante il giorno, ma l'ho perso praticamente tutto lì al tempio maledetto. Bene, mo che ci sta oggi? Ah, oh, quella che bel coso rosso che c'ha. Odia la pioggia. Penso che pioverà, insomma, anche stasera. E vabbè. Oggi che è 7, buono. Mild terms, sì, partirà il prossimo lunedì. Metteranno i risultati di everyone, ognuno potrà vederli. Oh, non... Ok, vabbè, solo un pezzo di carta. Come puoi credere in questo? God's great. Ha dei benefici, vabbè, questo non mi frega niente. Si blateravano di alcune cose. Oh, rieccoci. Ciao. Ok, oggi pioverà, io spero che andrete a casa senza bagnarvi. Se qualcuno ha un libro extra, una copertina extra, sarà abbastanza sufficiente per aiutarmi. Deve iniziare la lettura, non vi distraete, per favore. Ok, Kokoroko by Sokei Natsume. Ok, apriamo il libro. Ok. Ah, ci chiede ci fa una domanda circa la Soseki himself. Ok. Takeshi Atsan. Do you know? Ah, sai come la Sokeki Natsume ha tradotto la frase in inglese I love you in giapponese? Wow, I love you, I could die. Oddio, mi sembra un po' I love the moon is beautiful, the moon is beautiful, I love you. E che lo fa? Lo traduce sempre uguale. I couldn't die. I love thee. I'm un... Questa, lui non c'entra niente. Ah sì? Ah sì? Dai! E quindi... Bene. Ah, ha tradotto anche dal russo, non in inglese. Vabbè, vabbè, non mi interessa più di tanto. Tanto queste so cazzate.
siamo contenti, vabbè, quindi bene. La mia sono da conoscenza, è diventato informato, ok. La mia conoscenza è diventata, sì, informato. Mo so, imparato. Wow, ragazzi, sbaglio o c'è stato un lampo tono fulmine 7? Alla faccia. Hey Chie. Hey Chie. I bought you a new copy of that Trial of the Dragon flick. Ah, ok, ha preso. It was the greatest punches version for 980 yen. If I knew then, I'd have just replaced it instead of buying you grilled steak. Ok. Wow. This is clearly getting closer. Questo è veramente vicino. Huh? What are you, scared of a little lightning? Hai paura dei flash? Quiet, you! I'd be a goner if even one of those things hit me. Wow. Sì, gli fai una paura. You're freaking out way too much. Come on, shouldn't weather like this help with your kung fu training? Questo può aiutare il tuo kung fu training. A bolt of lightning would hit and it'd give you the inspiration for a new move. There was a scene like that in your DVD, wasn't there? C'era una scena simile nel tuo DVD. You jerk! You don't even care how I feel! If lightning has to strike someone, let it be this guy! Sì, se qualcuno, se il, un flash prende qualcuno, la coppa. Madonna. Huh? Is this a blackout? It's blackout. That's what you get for saying that stuff, Chie. Wow, fa quasi paura. Looks like I better hurry up and head to work. Depending on how produce sells today, I might get a little bonus in my pay for the week. This weather may keep customers away, but I gotta do my best if I'm gonna save up for a motorcycle. Ah, ok. Questo tempo, diciamo, tiene, diciamo, le persone lontani dai negozi. Posso fare del mio meglio per comprare, diciamo, una motocicletta. Oh, qualcuno lo chiama. What's happening? It's from my manager. Ah. Hello? Yosuke-kun? Some of the power in the store is out after that lightning strike. Could you come in early today? All the refrigerated shelves have stopped running. Oh, ogni frigorifero, diciamo, si è fermato a... non funziona più. It's looking like we'll have to close up the produce section early today. Nazzo. Wait, what? But my pay... Anyway, I need you here to help deal with this mess. I'm counting on you. Goodbye. C'è bisogno che l'aiuto. Cioè, ciao, wait. Devi andare. Bene. And so? What are you looking at me for? Perché mi stai guardando? Why did this have to happen? Perché questo è successo? Hey Yukiko, can we just go home? Possiamo andare a casa? Jay, do you know this story? Girl forgot her homework, so she snuck into school in the middle of the night, but she suddenly needed to use the bathroom. Sta raccontando una storia. Una ragazza si era dimenticata i suoi compiti e quindi è tornata a scuola in mezzo durante la notte, ma doveva andare per forza al bagno. She ventured into the girls' room where all the lights were off. Ogni luce era andata. But in the mirror. Ma nello specchio. Hold it right there. Aspetta, fermati. It's a ghost story. I thought you liked them. No, si sta cacca yeah, sotto. Why tell it now? sta sul punto di piangere. Basta, basta. La conforto. Sì, mi sembra che è l'unica cosa possibile. E vai, thanks. Va. I'm glad you're here. È contenta che ci sia. Why don't you just have him escort you back home, Chie? Are you making fun of me? Well, yeah, with how freaked out you are, can you blame me? Oh, e luce fu. Oh, the power's back! Come on, Yukiko, let's go home! Ecco, torniamo a casa, va. Di corsa, hurry up. Ok, io voglio vedere prima di tutto, prima di andare a salvare, se c'è qualche missione secondaria che qualcuno mi può dare. No.
Vediamo se su c'è qualcuno di interesting. No. No. Ah no, aspetta, però quella lì sul tetto non mi sembra che piova, no? Giusto? No, diluvia. Non è che non piove. Questa è sempre qua, passa tutta la vita sul tetto, poverina. Una bella vita del cacchio, eh? Ok, scendiamo primo piano. Papparappam, papam, papam. There's somebody? No, there is no one. Vediamo se nell'altra c'è qualcuno che mi dà qualche missione. Oh, questo. Ah, il Crystal Radios. Oddio, questo. Ah, sì, quello dell'antenna. È vero. Ah sì, Ritz Y, perfetto, sì, pure questo avevamo fatto, non me lo ricordavo. Bene, 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 pure questo abbiamo fatto. Ci dà Olympic Tape, buono. Grazie, sei stato gentilissimo. Bene, bene, pure questa l'abbiamo fatta. Per fortuna che sono venuto di qua, se no mi dimenticavo. Bene, ok. Allora, vediamo un po' che facciamo. Io direi tornare in classe. E salvare. Visto che piove, non vorrei che mi saltasse la connessione e poi perdo tutti i salvataggi. Che coglione che sono ogni tanto. Ok. Bene, allora ragazzi, diciamo che per questa puntata è tutto, lo so, oggi diciamo, a parte il combattimento iniziale, poi il resto è stato un po' noioso, però abbiamo fatto un po' di, abbiamo aumentato un po' di social rank, abbiamo conosciuto una volpe, un vecchietto, è stato aiutato, abbiamo visto che possiamo fare delle donazioni e avere diciamo all'interno del tempio, facciamo delle donazioni e diciamo come se fosse un gioco di sorte, no? E a volte esce appunto anche qualcosa di buono, tipo c'è uscita la cosa con la nostra cuginetta e quindi è aumentato il rapporto con lei. Ti permette anche di aumentare i social link con le altre persone. E poi che altro? Niente, abbiamo dato diciamo tutte le quest, siamo riusciti, insomma, ai ragazzi che ci hanno dato le quest le abbiamo risolte, abbiamo dato gli oggetti e non mi sembra che oggi c'era nessun altro che aveva qualcuno, qualche missione da darci. E niente, visto che al momento sembra tutto tacere, che non c'è neanche qualche altro qualche altra persona che è stata buttata all'interno della TV, ma comunque dobbiamo aspettare il calendario, cioè sì, il calendario, che piova. E niente, per oggi diciamo, per questa puntata è tutto e ci vediamo alla prossima. Ok, se vi è piaciuto come sempre il video mettete un like e ricordatevi di iscrivervi alla mia pagina Wrestling. Ciao!